Giuseppe De Nisi, presidente del team piloti per passione, nonché erede della tradizione di eventi fra Gallico e San Matello. Non edizione mandata in archivio, è andato tutto bene. Sicuramente è andato bene, quando finisce così finisce sempre bene, nonostante piccoli inconvenienti, piccole defaianze, ma queste fanno parte del gioco. Quindi tutto sommato peccato per la quarta manche, ma per questione sia di ordinanze sia di tempo meteorologico diciamo non siamo riusciti a completare, ma è andata veramente bene e grazie. Bene, la stagione di corse è finita, c'è una finestra socchiusa, si potrebbe aprire, ce lo dica con le sue parole. Noi con questa è la quarta gara che noi organizziamo, quarta gara di campionato regionale, abbiamo fatto pure la tappa, abbiamo organizzato la tappa di Gambare di Coppa Italia, una fatica veramente immensa. A proposito di Coppa Italia, questa gara è stata promossa. L'anno prossimo sarà anche questa titolata, quindi abbiamo due titoli l'anno prossimo. È veramente un prestigio e un onore per noi avere questo titolo. Finita quindi anche questa quarta gara organizzata, nonostante noi, si sa, con il grosso numero di piloti che abbiamo, partecipiamo quasi tutte le domeniche ai vari campionati, abbiamo raccolto veramente titoli prestigiosi quest'anno grazie ai ragazzi e diciamo che abbiamo in serbo una piccola sorpresa. Speriamo che ci assistano anche gli enti, che ci assiste un po' tutto, la squadra c'è, speriamo di concludere l'anno in modo brillante con un piccolo appuntamento alla periferia di Reggio, a Pentimeri in particolare. Beh, allora sì, c'è questa idea di fare una gara, una Formula Challenge da abbinare insomma o all'evento del Motor Show 2 Mari o alla città metropolitana. Ovviamente ci sono tante valutazioni da fare sulla sicurezza, che sono sempre diciamo le più importanti, e poi eventualmente di carattere organizzativo se gli enti lo supporteranno. Non solo i campionati italiani vinti con Rocco Porcaro, con Domenico Morabito, non solo le grandi prestazioni di giornata, pensiamo ai record con vittorie di classe di Cuzzola, ma anche di tutti gli altri, ma anche la diciamo prima posizione nel campionato regionale di scuderia. Siamo contentissimi. Grazie a tutti i piloti che fanno sacrifici per comunque portarci avanti, perché grazie a loro siamo a questo punto. Quindi soltanto grazie a loro. Ormai ci rimane qualche altra tappa, speriamo che tutto vada bene. E niente, speriamo meglio per l'anno prossimo, ancora meglio per l'anno prossimo. Oggi credo che sia l'ottavo successo consecutivo di scuderia su 8 gare, mi pare che oggi sia andata pure così. Non possiamo sperare di meglio, cioè meglio di così non potevamo fare come scuderia, i ragazzi sono stati tutti eccellenti. E noi ci lavoriamo su questo, la nostra scuderia si chiama Piloti per Passione, ci mettiamo tanta passione, a volte trascuriamo anche, non dico che trascuriamo, ma ci viene meno qualche piccola cosina, ma noi ci lavoriamo tanto sulla sicurezza. È chiaro che il lavoro è immenso, è difficile raggiungere la perfezione in tutte le cose. Noi siamo sempre più per la sicurezza, perché il divertimento è bello, è sempre uno sport pericoloso, e speriamo sempre che vada come è andata oggi. Peccato che abbiamo sacrificato l'ultima manche, come dicevamo, però tutto sommato è andato bene così. Francesco Lombardo, ancora sulla sua 126, diciamo, presa in prestito, ecco, per quando ti rivedremo sulla tua macchina e se sei contento del risultato di odierno. Ottavo assoluto, niente male, direi. No, oddio, considerando che è un 700, proprio niente male, però si poteva fare un po' meglio, ma tutto sommato va bene così. Mi rivedrete sulla mia macchina, o quantomeno su quella nuova, penso per inizio 2019, vediamo se ci possiamo divertire in qualche salita e speriamo vadano bene le cose, soprattutto di poter iniziare. Il tuo 2018 da gara è finito qui o ci sarà qualche altro appuntamento? No, è finito qui, anche perché penso non ci siano altri appuntamenti. Giuseppe Cuzzola, hai voluto onorare l'appuntamento con la scuderia di casa, con la gara di casa, comunque insomma un podio che va più che bene lo stesso.
Sì, siamo contenti, siamo presenti qua alla gara che organizza il presidente della mia scuderia, la Piloti per Passione, e ringrazio di nuovo tutti la famiglia, diciamo, Denisi, perché credetemi, ha fatto uno sforzo sovrumano a farci poter salire oggi in questa gara, perché purtroppo... Parliamo della tua gara, com'è andata? No, la mia gara tutto sommato è andata bene. Sappiamo tutti che non è una, la mia macchina non è che è adatta a questo tipo, diciamo, di specialità per lo slalom. Infatti dentro le postazioni ho avuto un po' di difficoltà, diciamo, a girarle, quindi, perché è una macchina che è stata fatta per la salita. Comunque tutto sommato siamo qua sopra. Complimenti a Emanuele Schillace, che lui quest'anno ha lottato tantissimo per il campionato italiano. Alla fine tutto sommato, diciamo, è andata bene. L'unico ringraziamento al dottore Denisi, perché se la merita, e alla famiglia Denisi, perché si meritano veramente questa giornata, perché hanno fatto degli sforzi a sistemare, perché il tracciato purtroppo non era, diciamo, in buone condizioni. E il dottore Denisi si è messo con tutti, diciamo, i suoi collaboratori a sistemarlo fino a ieri sera, a passare un po' di bitume, e questo è uno sforzo grandissimo, perché gli va riconosciuto assolutissimamente. Emanuele Schillace, insomma, una stagione molto positiva, ha rischiato di vincere fino all'ultima gara il campionato italiano. Comunque hai voluto onorare l'amicizia con gli amici calabresi, hai vinto a San Batello, insomma, soddisfazioni multiple. Sì, soddisfazioni bellissime, perché abbiamo fatto il CIS, che è stato un attimino combattuto, qualche problemino tecnico alla macchina e qualche problemino d'assetto, quindi magari siamo riusciti adesso da qualche gara a sistemare un po' il tutto, e i risultati si stanno vedendo. Non è altro da dire, perché dico, è andato tutto benissimo. Sulla gara di oggi? La gara di oggi è andata abbastanza bene, qualche pecca, come ho detto prima, sul percorso, non per le buche, magari per la terra che c'era in strada. Percorso bellissimo, veloce, organizzazione davvero molto, molto bella, molto buona, niente da dire. Il tuo 2018 alla gara è finito o ci sarà ancora qualche altro appuntamento? Allora, non so se parteciperò allo slalom di Sant'Agata, Nastro Verde, se non sbaglio. Domenica prossima, il 18 novembre. Esatto. E poi penso di far correre lo sponsor ufficiale, lì mio padre, che è un po' che è fermo, quindi dobbiamo... Il ritorno dell'anziano, già il titolo è pronto. Esattamente. E quindi per quest'anno, io tranne questa gara qui, ho dato. Poi per il prossimo anno vediamo, facciamo un po' il punto della situazione. Ok, bene, complimenti Emanuele Schillace, buona vincitore serata a San Batello, e in lizza fino all'ultimo per essere il primo nel CIS 2018. Speriamo bene. Domenico Morabito avrebbe potuto tranquillamente godere di questa domenica di sole, guardare le coppe vinte quest'anno, campione italiano, vincitore al Somenicar, vincitore fra i preparatori, invece ha deciso di onorare la gara di casa, dedicata a Peppe Paladino, organizzata dalla squadra Piloti per Passione. Esatto. E niente, siamo qui effettivamente ad onorare sia l'uno che l'altro, no? Giornata stupenda. Peccato per le troppe interruzioni che non ci hanno fatto fare l'ultima manche, che insomma ci voleva. Volevi dare una zampata per vedere dove arrivare? Sì, perfetto, perché ho buttato qualche birillo, ho litigato con i birilli, diciamo la verità. No, però dai, ci siamo divertiti, siamo stati insieme con gli amici, tutto il contesto, insomma, Piloti per Passione, che è fantastico. E niente, tutto qui. Perfetto, per quest'anno è chiuso qui oppure c'è in serbo qualcosina? Ma se fanno la gara, come dicono, la gara a Reggio, dai, un pensierino lo faccio, anche se sono veramente stanco di tutta la stagione, però dai, un pensierino lo faccio.
Bene, grazie Domenico Morabito, lo lasciamo ai suoi spaghetti agli oli e alla visione del Gran Premio. Sì, che c'è fame, una fame, mamma mia.